Ciao, oggi ti faccio vedere la satinatura e la lucidatura di un tubo in acciaio 3.16. Farò tutto il processo con il Trizac. Partiamo da un tubo laminato a freddo, quindi abbastanza bello, non ho una grossa porosità da asportare, ed ecco che parto con un nastro in Trizac 337 DC in A100 per andare ad asportare quella leggera porosità che ho sul tubo per poi arrivare alla lucidatura. Ma lascerò una parte già satinata con questo nastro, perché tu così puoi vedere che io posso fare sia satinatura che lucidatura con questo tipologia di nastro. Questo è il Trizac a mattoncini 337 DC. Ti permette di fare grandi cose senza lasciare segni. Utilizziamo una smerigliatrice col variatore di giri, lavoriamo più o meno intorno ai 3800-4200 giri, non di più, per far sì che il materiale non si consumi tanto e non scaldi troppo la superficie. Adesso abbiamo eliminato la porosità del tubo e iniziamo a fare la lucidatura. Vi lascio un pezzo coperto per poi farvi vedere la satinatura, perché con questo nastro qua io posso anche decidere di lasciare un pezzo satinato in un unico passaggio. Con questo nastro posso fare tantissime cose importanti. Trizac 237 in A30. Andiamo a fare questo passaggio per cominciare a portarci vicino alla lucidatura. Lavoriamo sempre più o meno con gli stessi giri. Come puoi vedere, sono già quasi a lucido, solo con questo passaggio qua. Adesso passiamo il Trizac in A6 e siamo già praticamente a specchio. Guarda, avvicinati, siamo a questo livello ancora senza aver passato nessuna pasta lucidante, ma siamo già qua, tre passaggi, sgrossatura, prelucidatura e semifinitura. Adesso vado ad applicare la pasta 3M specifica per acciai, quindi fa da lucidatura e da protezione, ne basta pochissima. La posso utilizzare con il nastro non abrasivo Type T 3M o se no con un nastro in Trizac ormai consumato, che è quello che faccio io. Diminuisco ancora un po' i giri, lavoro al minimo per permettere alla pasta di lavorare. Guarda che risultato ho ottenuto. Io sono un profano, conosco bene i prodotti, li so utilizzare più o meno discretamente. Non oso pensare, tu che fai questo tutto il giorno, quali risultati posso ottenere. Avvicinati pure, guarda bene. Togliendo il nastro, qui puoi vedere lucidatura e satinatura. Trizac 337 DC in A100, puoi avere un effetto satinato molto fine, molto bello, e qui i tre passaggi per arrivare alla lucidatura, quindi A30, A6 e pasta. Ho estremizzato, se lavoriamo con un prodotto più poroso dobbiamo fare un po' più passaggi. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarmi o tramite WhatsApp o sui social o sul sito, dove vuoi. Sono a tua disposizione per tutte le informazioni che richiedi. Condividi questo video con amici e colleghi. Potrebbe essere interessante anche per loro.